utilizzare l'arte come una vera e propria terapia. Infatti con la dottoressa Annalisa Pistuddi, psicologa e psicoterapeuta, abbiamo intrapreso un percorso insieme per poter sviluppare quello che c'è dentro di noi, dai nostri blocchi, dalle nostre paure, dalle nostre insicurezze, alle nostre estrosità che non riusciamo ad esprimere, e questa cosa può addirittura in alcuni bambini causare dei temperamenti molto, molto, molto iperattivi, questo non riuscire a far uscire. E si può dipingere con le mani, si può dipingere con i pennelli, si può essere anche creativi non solo con il pennello in mano o il colore, ma si può essere creativi anche con qualsiasi supporto, qualsiasi cosa. E l'arte che c'è in noi quando nasciamo, quando un bambino nasce, nasce che è un artista. Poi col passare degli anni, col passare dei momenti di vita belli, brutti che siano, spesso può capitare che il genitore non si interessi alla sua arte, alla sua capacità artistica, e lo sopprime, e questa cosa la porta poi a esplodere e a causare anche dei fenomeni molto gravi. E questa è però una cosa molto tecnica, e quindi mi avvalgo della dottoressa per entrare in problemi. Io mi occupo solamente di aiutare queste persone a dipingere, a capire dove hanno delle loro paure nell'esprimere un colore, e magari capire anche perché alcuni colori sì e altri no. Io inizialmente avevo un po' un rifiuto per il nero, poi con il passare degli anni ho cominciato a utilizzare anche il nero, il rosso, colori molto forti. Io non solo sono un'artista poliedrica, e quindi dipingo su tanti supporti, dalla porcellana, dalla tela, al legno, ma addirittura anche a volte mi trovo a utilizzare colori diversi. E comunque la base del colore in ognuno di noi, nonostante vediate in questi miei dipinti soggetti diversi, momenti diversi, hanno comunque spesso lo stesso punto di colore d'incontro. E vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.